In apertura il bollettino Covid di oggi, mercoledì 26 maggio 2021. Allora, facciamo subito il punto in diretta con la nostra Anna Di Giorgio. Buonasera Anna. Buonasera a te Massimo e buonasera ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo a Pescara, alle nostre spalle il palazzo dell'assessorato regionale alla sanità, proprio come dicevi tu, per darvi conto dei dati relativi all'emergenza sanitaria da Covid per questa giornata. E cominciamo subito a dire che i nuovi positivi che sono stati identificati, diciamo, nel bollettino di oggi sono 66 ed hanno un'età compresa tra 1 e 89 anni. Di questi 66 casi però va detto che 15 sono ascrivibili alla ASL dell'Aquila e risalgono però al periodo che va dal 16 al 24 maggio e che però sono stati comunicati soltanto nel bollettino odierno per un disservizio informatico. Questi 66 positivi di oggi sono stati quindi registrati su, o meglio 66 meno i 15 casi dell'Aquila sono stati registrati su 3.471 tamponi molecolari e 1.189 tamponi rapidi, con una percentuale di positivi che si attesta all'1,4%. Il bilancio dei deceduti registra due nuovi casi, si tratta di una 68enne e di una 83enne, che portano il totale dei deceduti a 2.473. I dimessi guariti di oggi sono più 203. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.685, meno 139 rispetto a ieri. I posti letto occupati in ospedale sono 171, dato che in questo caso flette di meno 5. I posti letto invece occupati in terapia intensiva sono 16, dato che registra un meno 1 con un nuovo ingresso. E infine, in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono 5.498 persone, meno 133 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i dati territoriali, ci sono in provincia dell'Aquila più 23 nuovi casi, in provincia di Teramo altrettanti, quindi altri 23 in più, in provincia di Chieti più 19, resta invece invariato il numero dei positivi in provincia di Pescara. E questo è in estrema sintesi il bollettino di oggi, tutti i particolari ovviamente sono contenuti nella sezione approfondimenti del nostro sito internet, Massimo. Ecco, a proposito Anna, visto che ti trovi proprio davanti all'assessorato regionale della sanità, oggi è arrivata proprio la comunicazione ufficiale, circa 10.000-11.000 studenti abruzzesi prossimi alla maturità potranno vaccinarsi prima dell'esame. Mi pare che tu abbia ascoltato proprio stamane l'assessore regionale Verì. Certamente sì, abbiamo sentito proprio l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che ci ha detto che si è concretizzato questo piano vaccinale per i circa 11.000 studenti abruzzesi chiamati a svolgere le prove dell'esame di maturità dal 16 al 30 giugno. Se n'era parlato molto nei giorni scorsi, questo piano si è finalmente concretizzato dopo una serie di riunioni tecniche che ci sono state anche nei giorni scorsi. C'è questa doppia modalità però che l'assessore alla sanità ci ha chiarito. Da domani si potrà iscriversi sulla piattaforma regionale per manifestare il proprio interesse alla vaccinazione e poi si potrà accedere alla piattaforma delle poste per prenotare effettivamente il vaccino. Il perché di questa doppia modalità dalla regione alle poste ce l'ha spiegato appunto oggi l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che Massimo, se sei d'accordo, potremo sentire chiedendo alla regia di mandare in onda l'intervista, poi ti restituiamo la linea. Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità, allora finalmente si è sbloccata anche la situazione delle vaccinazioni per i maturandi, c'è questo meccanismo però del doppio passaggio sulla piattaforma della regione e poi sulla piattaforma di poste, allora perché? Sì, innanzitutto da domani mattina sarà attiva la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione riservate ai ragazzi impegnati negli esami di maturità. Perché questo sistema telematico? Questo è un sistema che sarà attivo
fino alle 23.59 di venerdì 28 maggio, successivamente da lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno, i giovani che si sono iscritti alla piattaforma regionale saranno abilitati alla prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma Poste. Le somministrazioni saranno effettuate dal 3 al 5 giugno, la sera, dalle 18 alle 23. Perché è stato necessario prevedere questa doppia procedura? Sia per abilitare le tessere sanitarie dei ragazzi sulla piattaforma Poste, perché attualmente non vengono riconosciute in quanto non riferite alle fasce d'età attualmente interessate dalla campagna vaccinale ordinaria, e sia per poter programmare slot straordinari e dedicati nei nostri punti vaccinali e fornire le dosi di vaccino necessarie all'iniziativa. I punti vaccinali in cui si terranno queste sedute riservate proprio a loro, ai maturandi, saranno stabiliti autonomamente dalle singole ALS sulla base delle disponibilità e delle somministrazioni già fissate nelle diverse sedi. Quanti sono i maturandi interessati da questa vaccinazione? I maturandi sono 10.900, è una richiesta volontaria, quindi sono liberi di scegliere. Il mio augurio è che possano aderire più giovani possibile, perché ci deve essere questa sensibilizzazione verso i giovani, questa attenzione alla vaccinazione, proprio per non solo una messa in sicurezza degli esami, ma per ritornare a quella vita di relazione, di socialità di cui loro hanno tutti bisogno. Assessore, dal 3 al 5 giugno abbiamo detto partiranno queste somministrazioni. Gli esami di Stato si terranno dal 16 giugno al 30 giugno. Sì. Come tempi ci siamo per eventuali, diciamo, effetti collaterali, qualora qualcuno dovesse avere decimi di febbre, insomma? Sì, abbiamo stabilito anche questo, senz'altro ci siamo nei termini, ma anche perché gli esami di Stato quest'anno hanno una durata breve, quindi ci siamo consultati con gli uffici del provveditorato e quindi in regola per rispettare quelle che sono le norme. Si sa già che tipo di vaccino sarà somministrato? Si parlava di Johnson & Johnson come dose unica, è così? Questo in base alle dosi che sono disponibili, e senz'altro anche Pfizer. Adesso le ALS metteranno a disposizione i vaccini.